Educare le nuove generazioni alla conoscenza del patrimonio culturale della città è questo l'obiettivo che da 7 edizioni si pone la manifestazione Adotta un monumento. L'evento, che vede il coinvolgimento di diverse scuole del capoluogo messapico, si terrà il 19 e il 20 maggio prossimi. È un progetto molto interessante perché, al di là del fatto che, appunto, come dicevo poc'anzi, l'Adotta un monumento è come se fosse una grande famiglia, perché vede appunto il coinvolgimento di tantissimi studenti, tantissime scuole, tantissimi docenti, associazioni e il comune di Brindisi. Quindi un progetto che vede coinvolgimento di diverse realtà, ma poi soprattutto trasmettiamo e educhiamo le nuove generazioni al patrimonio culturale, quindi è un progetto, o meglio un processo di educazione alla bellezza. Io, come responsabile della gestione dei beni culturali, cerco di promuovere tutti questi tipi di progetti che in qualche modo rendano il senso di appartenenza a chi vive la città. Farlo con i ragazzi, con i bambini, perché qui ci sono anche scuole elementari, è una cosa che mi gratifica particolarmente.